su tutto non parlare più. Lo so che forse è meglio, ma crederci. Per la chiusura dei cantieri dell'immaginario ad esibirsi è stato Red Canzian nella splendida cornice del Palazzo dell'Emiciclo. Uno spettacolo unico tra musiche e parole che hanno completamente travolto il numerosissimo pubblico che non ha voluto perdere questo incredibile concerto. Bruno Canzian, nome d'arte Red Canzian, ha fatto parte della famosissima band dei Pooh. Le sue doti musicali si sono sempre contraddistinte, tanto da riuscire sempre a variare. Red in Blue, infatti, rappresenta la continua evoluzione della vita artistica del cantante che, attraverso la musica cantata e strumentale, ripercorre i più grandi successi italiani e internazionali che hanno fatto sognare ed emozionare diverse generazioni. Che concerto è stato? Bello, credo. Che emozioni hai provato sul palco? Bellissime, perché si torna alle origini, si torna al suono puro, al suono rigorosamente acustico, dal vivo. Ho cantato 2 ore e mezza e sono fresco come una rosa, perché è una rigenerazione emozionale poter cantare con un'orchestra come questa, le canzoni più belle del mondo, le canzoni della nostra vita, per cui è stata una serata fantastica. Poi all'Aquila è un'emozione in più cantare, perché l'Aquila, insomma, ha avuto grandi momenti di dolore, e vederla sorridere, vederla rinascere, avere la presunzione di essere anch'io un piccolo motivo di questi sorrisi, di questa serenità, mi ha fatto star bene. Un grande pubblico, un pubblico foltissimo, che sensazioni le ha dato? Che cosa ha rappresentato? Belle, io adesso non vi liberate più di me, io torno. È stato bellissimo. I brani sono stati arrangiati dal maestro Stefano Fonzi. Ad accompagnare l'artista è stata l'orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, che sarà impegnata con Red Canzian per altri 5 concerti. Maestro, che esperienza è stata salire su quel palco di fronte alla propria città con una stella del canto come Red Canzian? Beh, è un'esperienza straordinaria, ovviamente. Red rappresenta la storia della musica italiana, insomma, con i Pooh hanno fatto 50 anni di grandissimi successi, hanno preso 3 generazioni, per cui suonare all'Aquila è sempre emozionante, è sempre bello, e insomma è a me una cosa che fa veramente sempre tanto tanto piacere. Poi stasera il pubblico era numerosissimo, l'ho visto veramente caloroso, per cui insomma è molto bello, una bellissima sensazione. Inoltre, la serata è stata accompagnata da un trio ritmico composto da Daniel Bestonzo al pianoforte, Phil Mer alla batteria, Andrea Lombardini al basso, dalla voce ospite di Chiara Canzian. Una grande serata per un palco eccellente, insieme anche al papà. Che sensazione ha provato su quel palco? Ma è stato molto bello tornare all'Aquila innanzitutto. Io ero stata poco dopo il terremoto a cantare proprio per raccogliere dei fondi, e quindi è stato emozionante tornare e vedere come si sia riuscito a ricostruire tanto. C'è ancora tanto da fare, ma la cosa che mi ha colpito di più di questa giornata che ho trascorso qui è stato il grande silenzio e la grande concentrazione che c'è, pur essendoci tantissimo fermento di ricostruzione, no? Ci sono tutti questi lavoratori che lavorano sulle impalcature, eppure c'è un silenzio, una quiete pazzesca. Cioè, secondo me questo è proprio sintomo di grande impegno e grande concentrazione nel fare quello che stanno facendo.